le istituzioni regionali, per la squadra, per i giocatori, per l'allenatore. Avete fatto un'impresa, il merito principale è vostro, come ha detto l'amministratore. Vi ringraziamo perché tutto quello che porta risultati straordinari ha una ricaduta di immagine più generale a vantaggio di Napoli, della Campania, del Sud. Sapete che siamo un paese strano, in cui non si immagina che ci possa essere qualche eccellenza a sud di Roma. Ecco, voi avete dimostrato che ci sono eccellenze anche a sud di Roma. E il fatto che abbiate sconfitto, siete entrati nella fase finale del campionato, squadre di città importanti come Milano e Brescia, è qualcosa che ci viene a dire. In più, ecco, noi siamo fraternamente legati a Milano, a Brescia, ai nostri amici del nord, ma con tanto più calore quando vinciamo noi, per essere chiari, per riequilibriamo la descrizione che si continua a fare del sud come il luogo della sciatteria, della mancanza di rigore. Motivo di soddisfazione per noi, perché ovviamente voi avete giocato quello che lo fa l'acuto, e non avreste potuto fare un campionato dignitoso se non avessimo fatto come Regione Campania un investimento per le universiadi. Abbiamo riqualificato un po' l'impianto che hanno veramente abbandonato, questo vi ha messo in condizione di lavorare con dignità. Ovviamente parliamo di 4.000 posti del Pallavolo, dovremmo a maggior ragione dopo questo successo immaginare altre cose. Per vostra notizia, in corso di realizzazione, un palazzetto dello sport a Salerno, eravamo partiti prima del vostro successo, che avrà praticamente un numero quasi doppio di spettatori. Se vi capiterà, quando vi capiterà, avremo un ulteriore impianto che è ovviamente a vostra completa disposizione. Devo fare anche i complimenti ovviamente al gruppo di imprenditori che ha avuto coraggio, che ha creduto in questa impresa sportiva, e anche merito vostro, sia per la prova di organizzazione, di serietà, cominciare dalla scelta dell'amministratore delegato, che credo venga dall'Austria, America, più o meno, se dico la scelta. Però noi siamo una realtà accogliente, solidale, e quindi siamo felici di averlo con noi e facciamo i complimenti anche a lui. Ovviamente non c'è nessuna impresa sportiva che non abbia alla base anche un lavoro organizzativo, un lavoro societario, un lavoro di tenuta dello spogliatoio, quindi è merito anche vostro questo successo. Un'ultima considerazione, so che fra gli atleti ci sono alcuni di voi che hanno avuto esperienze umane straordinariamente difficili. So che uno di voi ha vissuto, è nato in Sud Sudan, ha conosciuto momenti drammatici nell'ex Jugoslavia. Beh, è un motivo di soddisfazione ancora più grande per noi sapere che questa impresa sportiva si è avvalsa delle capacità, dello spirito di sacrificio di alcuni di voi che non hanno avuto una vita facile, ma hanno conosciuto vere e proprie tragedie personali, familiari, e questo davvero ci inorgoglisce ancora di più, perché è un'ulteriore prova di compattezza umana, di capacità di coltivare valori profondi.